Ah, mister, una sconfitta che fa male e non ve l'aspettavate forse. Perché non ce l'aspettavamo? Non capisco perché non ce l'aspettavamo. Ragazzi, il calcio è fatto di queste partite. Cioè, io... Chi ha detto che non ce l'aspettavamo? Secondo me la presunzione è alta. Io ho sempre dichiarato che era 50% poteva vincere chiunque delle due. Così è stato. Se poi vogliamo andare a vedere nei punti della partita, io continuo a ripetere. Una squadra ha giocato, l'altra ha vinto. Perché primo tempo, colpa nostra, sia chiaro, se sennò non c'entra niente. Abbiamo avuto tre occasioni, non siamo riusciti a sfruttarle. La partita ha preso un binario leggero. Non capisco come ce l'aspettavate. Noi siamo una squadra nuova quest'anno, con tanti giocatori giovani, e siamo arrivati fino a qua, come del resto il Sassello ha fatto una grande impresa. Chi vinceva l'ho dichiarato, era questo uno degli episodi. A noi sono andati male, al Sassello è andato bene, hanno vinto, bravi loro, giustamente, senza nessun problema. Però non accetto il fatto che mi dicano non ci aspettavamo, perché non è vero, perché questo qui è sintomo di presunzione, cosa che noi non siamo mai stati. Solo quello. No, il mio non ce l'aspettavamo era per quello che si è visto in campo, come il primo tempo, capito, una squadra che ha dominato. Se una squadra fa un tiro in porta, segna e vince la partita, il calcio è questo. Io ho detto, ragazzi, il calcio ha fatto gli episodi, noi non siamo riusciti a segnare, loro hanno fatto un gol e si sono portati a casa la vittoria. Peccato, abbiamo ancora una possibilità e cercheremo di rifarci con l'ennesima partita contro la Roma. Questo nonostante tutto non diminuisce il grande campionato che abbiamo fatto anche noi, siamo a Sassello. Vinto Sassello meritatamente, complimenti a loro, senza nessun problema. Però noi eravamo come loro, 50%, a partire secco, tutto lì.